entriamo dentro, cerchiamo di capire come vivono questi immigrati. Ecco qua, c'è una brandina, scusate, del cibo, una bombola, i detersivi, tutto ammassato. Ecco, queste sono le condizioni in cui vivono gli immigrati a Rosarno. Probabilmente quello che è successo mercoledì notte covava da tempo dentro per le condizioni anche di miseria in cui sono costretti a vivere. Ecco, questa è un'altra stanza, ci sono dei divani anche qui senza luce. Ovviamente dormono stipati all'interno, attualmente ce ne sono più di 600, chi può invece si ripara e dorme in macchina. E poi dietro alle mie spalle un grosso edificio in lamiera, ci sono tante finestre rotte, coperte da teloni che servono sicuramente per ripararsi dal freddo, dal gelo della notte.